Una bella partita, uno spettacolo dello sport e basta. Poi che vince, spero che venga il Catania in ogni caso. Finisce 3-1 per il Catania. Ah, un'altra grande vittoria in trasferta? Sì. Chi segna, visto che lei è così sicuro? Beghesio. Tutte e tre? Beghesio no, e Lodi su punizione. Per me 1-0, 2-0. Del Catania? Certo, per il Catania. Grande vittoria in trasferta? Certo, grande vittoria. Non ha vinto mai il Palermo con noi altri, quindi. Secondo me è un pareggio, è un derby, un pareggio. Secondo lei i valori si compensano? Sì. Ne pensi delle dichiarazioni di Lo Monaco? Perché è malagocato? Che può essere? Ha avuto parole dure in effetti contro il suo passato. Perché non è giusto. Non l'ha fatto. Qua come stava? Non stava bene, perché se n'è andato. Tutti quelli che se ne vanno falliscono. Spero che vince Catania, ovviamente. Speriamo vada bene, che Catania vinga, ma penso che non sarà una bella partita. Senta, ma sulle dichiarazioni di Lo Monaco, anche lei ci è rimasto male, qualche tifoso ha un po' storto il naso. Sì, è vero, perché Lo Monaco poteva fare il suo lavoro, non fare polemiche, eccetera, perché qua è passato anni e anni con Puvirendi, è stato una persona un po'... si poteva mantenere le sue dichiarazioni e stare nel suo. Vincevo. Quanto? Perché l'anno scorso, quando fu, 2 anni fa, 4-0. Ma vicino, 3-0, 2-0, 1-0, 4-0. Vittoria secca. Senti, sulle dichiarazioni di Lo Monaco che ne pensi? È perso. Zico. Chiusura perfetta. Adesso passiamo a lui, al signore. Signore, lei che ne pensa? L'importante è che Catania non perde. Anche sta facendo molto bene il Catania, è al sesto posto. Anche 1-0 per me sta anche bene. L'importante è vincere, anche di misura. Anche di misura, certo, questo è il discorso. Di Lo Monaco, che cosa possiamo dire di Lo Monaco? Dichiarazione. Si commenta da solo. Si commenta da solo, brevissimo, questo è il discorso. Questo è il pepe che mette su una partita. Sì, sicuro, sicuramente. Non è corretto il signor Lo Monaco che dice queste cose prima di un derby. 0-0. Ah, 0-0? 6-0. 6-0? Certo.